She already told us that she and her friend were attacked. Then she was bitten by a dog. What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Dog bite my ass. I'm not... Keep your finger off the trigger, boy. Whoa! What the fuck? You idiot! Every lurker for 5 miles probably heard that. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I'm not working for anyone. Oh, I don't know what you're talking about. I just need help. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. It's okay. Go ahead, he's a doctor. That must have hurt. Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. It won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. I would, if it means saving her life. Then what? How would we know it worked? Just let... You're in charge around here, right? You want to be sure about something like this. I'm on your side, kid. No need for a guilt trip. Who's she? Sarah. What I say, stay inside. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again, I promise. And where exactly would you go? I can take care of myself. Clearly. Look, I may be in the minority here, but my gut tells me she's telling the truth. It probably is just a dog bite. Probably. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by with it. Alvin, please. But yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. But... I'm sorry. It's the best we're gonna get. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. This is just a waste of time. You'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the shit. My arm really hurts. I don't know what to tell you except hold out the best you can. We'll see what we can do in the morning. If I make it until then, maybe you could get me some supplies? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Eccoci, eccoci qui. Finalmente, insomma, magari riesco a dirvi qualcosa. Finora hanno parlato loro e non era male la cosa. Dunque, la stagione 2 si inizia in maniera abbastanza, che dire, problematica per noi. Why are we doing this?
Because it's safer this way, and I'd rather be sure. Yeah, safer. I can't believe this. Clem. You're gonna be fine. Queste cose. Allora, va bene, iniziamo a dare un'occhiata in giro. Dunque, vedo che abbiamo un coltellino qui, cassetta da pesca. Potrebbe esserci qualcosa di interessante. Diamo un'occhiata. Not much left in here. È il filo da pesca? I guess if I have to, I can use this for stitches. Ok, quindi automedicazione. Eh sì. Allora, tavola. Va bene, dai, guardiamola subito. Quindi, così. Qua. Sì, dai, non ce la farai mai. Col coltellino, lo rompiamo. Proviamo. Lo rompi, Clem. Adesso posso? No, se puede. Serve qualche cos'altro di più. Tosto. Per fortuna non abbiamo rotto il coltello. Diamo un'occhiata qua. Esistevano degli attrezzi che non sappiamo dove sono. Diamo un... Ma se io clicco qui cosa fa? Ah, la guarda. Ok, è uguale, ho capito. Dunque, Clem. Apriamo. Ah, ma guarda. Un comodo tavolino. Oh, questa cosa mi sorprende. Guarda, facciamo sempre delle cose senza sapere. No, mica cadi. Cade. Sì, fa un male cane il morso cane. E adesso è qua sotto. Ok, prendi sto martello e andiamo a tirare via quell'asse. Però prima diamo un'occhiata al barile. Quindi? È vuoto. Dunque, non mettere il piede sul rastrello, che io da piccolo ho avuto un'esperienza un po' strana, Clem, mi raccomando. Non so come mi sono trovato con la fronte ammaccata e il naso dolorante. Che cos'era? Ma qui hanno tutto per le barche. Questa è un'ancora. Va bene, dai. Vabbè, bastava anche... No, ancora queste cose. Bastava anche solo togliere un chiodo alla volta. Ah, guarda. E adesso? Dobbiamo scappare? Oh, oh. Un'ultima occhiata. Attenta al rastrello. In alto, in basso, in basso, in basso, in basso, giù. Va bene, lì. Ok, il gioco ha salvato. Allora, sicuramente noi è meglio che ci curiamo, anche perché ci potrebbe venire la febbre per qualsiasi motivo, e loro poi la scambiano per un sintomo. Buco, osserva. Allora, un ingresso per la casetta e recupera un ago, dell'acqua ossigenata e qualche benda. Cioè, facciamo una cosa alla Rambo, Cioè, ma se ci beccano qua, non so. Cioè, la fiducia che hanno in noi. Già, non ce ne hanno tanta. Qua sotto, come si va? Che c'è qua sotto? Nel sottocasa. Adesso trovo un zombo. Interessante questo, diamo un occhio. Ah, chiodi, vai di martello. Questa volta però ne toglio a mano. Ma perché? Ma scusa, ci sono i chiodi, c'è il martello. Ah, ecco. Sì, proprio così, uno alla volta. Questo è l'uso. Oddio, non è proprio così che si fa, però.
rende, oh mio Dio, rende l'idea, proprio la porticina Bike Lamp. Secondo me dovevo dare un'occhiata prima nelle finestre, però siccome conosco case americane che sono fatte così. Cos'è sto rumore? Con il sottocasa. House meeting in 5 minutes. That's good. It won't take long. There's a few things we need to discuss. Fine. Ok Clem, non sappiamo chi c'è, subito di coltellino. Ma guarda che brava, cioè ne sa a pacchi. Coltellino, no! Usato come carta di credito, però sicuramente l'abbiamo aperto. Well, Luke has more to say, I guess. Where's Sarah? She's got her book. She doesn't need to be a part of this. Va bene, non ci fa fare altro. Sbirching. Ok, hanno candele per la luce. Origlia la porta della cucina. Sì, infatti sento voci. Ma come si fa a origliare? Could be, we don't know. Ah, così. Somebody. There's no way she's out here by herself. No, ho sbagliato. Scusa, sai, sono imbambito. They'll probably come looking for her. Great. They show up and we've got her locked in shit. You think we should bring her in here? No, I'm just saying it wouldn't look too good. It's just a precautionary measure. Anyone else would do the same. Ci siamo persi un pezzo da conversazione. Carver would come after us? You think he would? He's not exactly the type. Oi, mi stava vedendo o mi ha visto? Sperando che Clem. Allora, un attimo solo. Allora, a quanto pare dobbiamo origliare. E andare via quando guardano da questa parte. Solo che devo leggere, come faccio a guardare se guardano? Il maglione? Clem? Nasconditi? Ma non mi fa fare niente, ma insomma. E dai pur. And you're telling us it was a dog? Yeah, I know it sounds crazy, but look, for whatever reason, I think she's telling the truth. Look, there's no point in arguing about it now. She's in the shed, she's not gonna hurt anyone. We'll just see what's what in the morning. But Carlos said she could die if she didn't get her arm treated. Assuming she doesn't turn. That true? The girl could really die. If the infection. Sì, magari potrei morire. It's possible. It could definitely get a whole lot worse for her. Don't we have penicillin? Or something that could, you know, stop the infection from spreading? Cioè, se gli andiamo a rubare le medicine a questi. Look, I'm just saying we can help, that's all. We need to think of ourselves first. That's just the way it is. We can't just let her die. Not if there's something we can do about it. Hey. Ancora. Va bene. Origlis. Apologize for being assholes, and then we help fix her. She can't stay with us. We barely have enough supplies for ourselves. We've got more fish in the traps than we could ever reach. Yeah, but she's seen us. She knows we're here. What? Are you scared of a little girl? A little girl is not the problem. It's who she might be. Ok, quando diventa rosso così, purtroppo devo interrompere. Che è successo, Clem? Oh no, devo rifare ancora. Pensavo di poter continuare. E dai!
You saw those lurkers, all right? That's more than we've seen in a while. Yeah, seems like it's not as safe as it was. At least not like when we found this place. Maybe it's time to move on. We can't just keep running. At some point, we've got to settle down. We should, and we will. Ok, ma se io adesso faccio così, scusa. I was just starting to like this place. Look, we've had a good run here, but if it's time to move on, then I got no. Niente. Scappa via da solo così. Quindi cosa sto sbagliando? We're not going back the way we came. That's for damn sure. We can probably find somewhere better. We just need to look. Wherever we go, we can't get too attached. We'll be fine. Ok, in questa maniera forse riesco a stare più tempo ad ascoltare. Dai Clem, su, cioè, ce la possiamo fare. Ma guarda che roba, finiranno di parlare questi. We can't just keep her locked in the shed. We're not animals. Take her with you. What? Wanna keep an eye on her? Take her with you. E diventa rosso, eh? Almost done here. I wanna make sure Sarah's ready for bed. C'è qualcos'altro, c'è qualcos'altro. Voglio sentire cosa dicono. Vai Clem. Non ce l'ho più. Non ci interessa. Di qua. Beh, di qua non si va. Di qua. Né che me devo ancora assorbire l'ascolto. Porta, porta, porta. Cioè, figurati se gli rubiamo i medicinali, cioè, non ho parole. Ok, qua. Nomi? Giulia, c'era scritto della roba. Cos'è? Perché devo guardare l'anatra? Doc. Ah, Doc. Anche Doc gli viene in mente. Allora, direi che qui non c'è nulla. Neanche da questa parte? No. Quindi... Kitchen. Porten. C'ha ancora i capelli legati. Ok, qualcuno mi spiega a cosa è servito. Forse non abbiamo fatto bene, non lo so. Andiamo a dare un'occhiata adesso come dovevamo fare dalle finestre oppure... Oh oh! Allora, prima qua. Il nulla. Of course. Ah, of course. No, torniamo indietro. Qua nulla. Aspetta, ma guardate, allora un attimo solo, facciamo questo giro. Dai, andiamo a vedere quassù che c'erano un po' di punti interessanti. Infatti, allora qua vediamo se si solleva. No. Come on. Guardiamo qua. No. I think it's getting worse. Clem, stai zitta, non me lo dire. Forse qui. Non ci si arriva. La porta. Probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa là sotto. Non c'è la gattaiola per entrare?
Niente, Clem. Mi sa strano che sia aperta sta porta, Clem. Molto strano. Infatti, secondo me, bisognerà andare da sotto. Infatti. Quindi, abbiamo sbagliato qualcosa. No. No, dai, ti prego. Tutte le volte mi deve fare questa animazione. Ecco. E dai. E qua dietro abbiamo visto, magari c'è qualcosa. Vabbè, qua non ci arriviamo di sicuro. Va bene, rintrufogliamoci qua dentro. Intelligente, mi ha saltato anche tutta la parte. Allora, cosa non abbiamo fatto bene? Ma qualcosa qui c'è. Il nulla. Ci sono scale che salgono. Come faccio a raggiungerle? Da qua non riesco. Dietro al divano e scale. Cos'è sto rumore? Porta del bagno e porta della camera. Vediamo il bagno. Possiamo lavarci qua. Specchio, specchio delle mie brame. Soda. Ago. Abbiamo trovato un ago. Clean. Ma ecco, in tasca, così ti pungi il sedere, ma che brava. Still need some bandages and something to keep it from getting infected. Va bene, ma non potevamo lavarci, scusa qua. Allora, doccia. Bende, 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 bende. Armadio biancheria. Vuoto. We have to have medical supplies around here somewhere. Dietro la doccia, dai, 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 dietro la doccia, lo sappiamo, il nascondiglio perfetto. Clem, lì. Damn it. Just need to have this baby. Let it be okay. Let it be his. Oh, oh, abbiamo un dramma. Ok, abbiamo scoperto qualcosa. Non sa di chi è il bimbo. Va bene, proviamo qua. Io avrei terrore a aprire queste porte senza sapere. Ecco, esatto, cosa c'è di là. Ah, è la ragazzina. Sì, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Puoi aiutarmi? Hi. Can you please help me? I'm not supposed to talk to you.
My dad can't know. Allora, aiutami, help non glielo dirò. And I won't tell him. I'm hurt. Please help me. I shouldn't. What happened to you? Mi ha morso un cane. Sounds scary. I bet it hurts. Non importa, vuoi vederlo? No. I could die if I don't take care of it. Do you understand? I need something to clean it up and something to wrap it with. A clean bandage. My dad says we're out of real bandages, but I know where to get something to clean it. That's with his supplies. I'll help you. Good. Thank you. I'm Sarah. Grazie, Sara. I'm Clementine. We're friends. Right? We can be best friends. I haven't met another girl my age since. Sì, cara, sì, immagino. I'd be the only girl, you know? But she's old. Sì, siamo amiche. Yes, we are friends. Promise? It's important. Friends have to trust each other, no matter what. Do you promise or not? All right, fine. I get it. I promise. In fin dei conti, se mi aiuta, se lo merita. Va bene. Sarà una scelta di responsabilità, immagino. I'll see if I can find the stuff my dad uses when I get a cut. Let me look around. I think this is it. That'll work. You can't do it here, though. Someone will find you. Don't worry, I won't. Andrò a farlo là nel mio sgabuzzino, ma tipo le bende non le ho mica ancora trovate. Thanks, Sarah. Allora, abbiamo preso l'acqua ossigenata, ti servono ancora le bende. Esatto. In bagno abbiamo detto che nulla c'è. Porta della camera. Cioè, ci facciamo beccare proprio. Dunque, primo posto, cassetto scrivania. Orologio, lo guardo. Posso chiudere senza rubare? Grazie. Stracci. Not exactly bandages, but they should help stop the bleeding. Guardaroba. Ah, ritorno al capanno. Ritorno al capanno, ma io non posso tipo curiosare, no. Una curiosatina. Lì. Ma questo è tipo un risico. Global, vabbè, non ho visto bene come si chiama. Allora, torniamo al capanno. Se vado di qua. Ok, no, dobbiamo tornare giù. Allora, abbiamo detto dietro al divano. No, no, no. Ma perché? Dai, Clem, non mi far arrabbiare. Vieni giù, Clem. Clem. Cioè, si muove solo in avanti. Non ci posso credere, sono obbligato a salire. Adesso posso scendere, grazie. Brava, Clem, dai. Ok, andiamo, via. Prova numero 2, possiamo farcela. Ok, cammino in avanti, non mi fare brutti scherzi, in avanti, ok, bravo.
Cosa c'era qui che non ricordo? Ok. E adesso liberiamo il Rambo che c'è in noi. Dobbiamo automedicarci, autocucirci. Acqua ossigenata, bende, che non so, filo da pesca e ago. Perfetto, abbiamo tutto. Dai, no. Sulla manica. Qualcosa da mordere fra i denti. This is gonna suck. Solo? Allora, un pochino di questa roba che su una ferita così grossa di solito brucia un po'. Yes, l'hai rovesciata tutta? Ok, I'm good. I'm fine. Now the fun part. Ok, allora si prende il filo. Ma dopo i denti? No, devo farlo io. Ah, va là che è più semplice di quello che pensavo. No. Just like last time. Cristo. Ah, auguri. Ah, sì. Vabbè, fa male, ma non poi come. Oh, che dolore. No, aspetta, ho esitato. Ma dov'è il detto cosiddetto mouse? Perché queste cose? No, dai, non fa così male, esagerati. Una volta che è passata la punta, ma dai. Vabbè, cioè io ho preso dei punti in un ginocchio, so cos'è, e si sente pungere forte. E allora dammi qua. Zaccate! Dai Clem, su, dai. Dai che ce la fai, tira. Ma no, non fa male passarlo, scivola. Ok, basta farmelo fare, eh. Fai da sola? Dai. No, me lo fa fare ancora, eh. Ah, che stress. Zac. Dai. E neanche una lacrima? Oddio, dai, tira, che non fa male, dai, non fa male. Non fa male. Ancora, ma veramente. Ma non è che sia andata troppo a fondo? Ah, ecco. Vabbè, già fatto? Andrebbe un pochino più stretto? Ha già fatto i nodini. Ok, allora diamo un'occhiata. Bel lavoro? Bene, allora benda, anche perché l'acqua ossigenata l'hai completamente, credo, rovesciata in terra. Ma perché questa... Ah, ecco perché. Ancora. No, ma sei pazzo, cosa fai? Mi vuoi mordere? Dov'è il Mauser? Non lo trovo. Ma no. Dai, eh. Oddio, questo è entrato. Dai, Clem, prendi questo rastrello e spaccaglielo. Oddio. Che fatica. Ah, ecco cosa serviva quella roba. Però lo devi uccidere, Clem. No.
No, ho sbagliato, non ho capito cosa bisognava fare. Ma no, ma dai, cos'è che dovevo fare? No, tutto me lo fa rifare. Santa. Calcio, calcio. Vai via, non mi mordere. Cura. Forse è più facile prendere questo. Ok. Ma guardate che lotta mai vista al mondo. Rastrello. Lì. E perché faccio fatica a vedere dove è il mouse. Dai. E... ok, infilzatis. E adesso... dai! Ma non riesco a capire cosa bisogna fare. No, ma cosa è successo? Ma no, dai, cioè, veramente, ma cosa devo fare? No, no, odio quando mi fa ripetere le cose 7 volte. Allora, dai, calcio, calcio, vai via, non mi mordere. Rastrello, che mi piaceva di più. Dov'è il mouse? Ah, ecco dove, adesso l'ho visto. Va bene, non ci arriviamo. E... ok, rastrello lì, cucucu, e ok, infilzato adesso, cavoli, questo martello, ma guarda, non lo vedevo, è in testa, dai, in testa, no, è qui, faccio fatica alle volte a trovare dov'è il mouse, che schifo. What the? How the hell did he get in here? Little girl's tough as nails. Are you all right? I'm still not bitten. Diglielo. I never was. And you left me out here to die. In Bambi. You patched yourself up? Where'd you get that stuff? Did she steal from us? This doesn't change a thing. She hasn't done anything to us. Says the man not carrying a baby. Non mi avete lasciato scelta. You left me no choice. You could have just left. Relax, Rebecca. Bring her in, and I'll take a look at her arm. Damn lurker sneaking around out here. We better get inside. You hungry? Ah, adesso mi credete. Non cagarlo. This might hurt a little. Ow! How's she look? Her suturing skills need some work, but otherwise, I say she should be fine. So, it wasn't a lurker bite? If it was, the fever would have already set in, and her temperature would be through the roof. Cioè, ma vi sembrava un morso di un uomo? Cioè, dove poteva essere il cane zombie, però... ok. I wish you wouldn't have done what you did. Allora, diciamo che siccome il gioco ha salvato e siamo attorno ai 40 minuti, ci salutiamo qui per quanto riguarda questo episodio. Continuiamo la prossima volta. Grazie per averci scelto. Ciao a tutti.